Eccoci qua ragazzi, benvenuti di nuovo nella seconda parte di questa avventura spaziale e devo dire che non vedevo l'ora di continuarla. Ok, allora non perdiamo tempo e proseguiamo. C'è da sistemare qualcosa? Direi di no. Eravamo arrivati al limite della prima tranche di tempo, della prima tornata. Il trust è positivo, non abbiamo costruito il laboratorio. Abbiamo raccolto i tre database, tre cubi di dati. Ah, ok, mi sono reso conto adesso di aver sbagliato una cosa, l'altra puntata. Quando lei era, si era mossa, in realtà avrei dovuto spawnare una spora qua, per via delle condizioni del pianeta. Quindi questa cosa, chiedo scusa, ma me l'ero dimenticata, poi vabbè andrò a correggerla, scriverò qualcosa nel primo video. Ok, quindi lei si era spostata, aveva generato la spora, aveva fatto quello che doveva fare e lui parte qua con questa spora qua, quindi lui si becca un'infezione, direi. Allora si prende una di queste carte, queste sono particolari solo di questo pianeta, cioè altri pianeti avranno altra roba, questo pianeta ha le carte infezione. Ok, cosa fanno queste carte infezione? Ah, questa qua va a abbassare il trust, la fiducia tra i nostri due membri dell'equipaggio. Cioè, ovviamente, questo è stato infettato, la tipa ha di che temere. Quindi andiamo a spostare questo indicatore sul nero. Ok, vi faccio vedere la tray senza fare danni. Questo indicatore qua può fare solo due posizioni, o fiducia quella nera, bassa fiducia o alta fiducia. Se dovesse andare, trovandosi in alta fiducia, più su, io recupero due incrementi di dado. Se invece siamo in bassa fiducia e va più giù, io abbasso due incrementi di dado. Quindi adesso ve l'ho fatta vedere questa cosa, rimettiamola al suo posto. Però non è solo, non finisce lì, dobbiamo girare queste abilità dal lato nero, perché adesso siamo in bassa fiducia e questo può cambiare diverse cose. Ad esempio già qua vedo un simbolo di time e la cosa non mi piace per nulla. Ok, quindi lui si becca questa carta, non è finita qua. Dopo aver abbassato la fiducia, questa qua va piazzata su una delle mie abilità e la va a inibire. Allora, qua dice, nel momento che ne hai due o più, pesca una carta allucinazione. Poi, volendo, potrei abbassare un dado per spostare questa in un altro action space. Allora, questa la mettiamo... dove la mettiamo? Non posso metterla nella rest, che è l'azione che devo fare obbligatoria ogni turno, quindi ovviamente qua non si può mettere. Vediamo un po', ecco, intanto vediamo come mi è cambiata la mia azione, quella di investigazione. Allora, in realtà è diventata una rest. Richiesta ogni turno, un altro esploratore fa tempo e tira su un dado. No, questa roba qua è bruttissima. Required each turn. No, cioè andiamo a tappare subito. Mamma che roba brutta. Il leader con questa abilità qua è una cosa devastante. Richiesta ogni turno, rest, recupero ogni turno, cioè ho due rest, no. Ah no, aspetta, ma questa qua girandola, investigate, va a finire sulla rest. Ah, cambia proprio, questa cosa è la prima volta che la scopro. Cioè questa era un'abilità tipo investigate, è andata a finire sulla rest. Rest, richiesta ogni turno, l'ha migliorata leggermente. Mentre questa... anche lei da Theoriz è andata sulla rest anche lei. Ah però, interessante sta cosa, molto interessante. Sto scoprendo cose nuove man mano che gioco. Allora, dove andiamo a mettere questa qua? Allora, la potrei mettere sulla traverse, perché anche se non mi va tanto lì. Nella support, la support mi serve per togliere disease eventualmente a lei. No, la metto nella recover, perché non credo che la farò mai la recover. La recover cosa fa? Alza di 3 incrementi di dado, ma mi va giù ancora il trust, cioè proprio è una cosa che non sa da fare.
Ok, proseguiamo. Ecco, tra l'altro visivamente questo gioco qua, cioè, è veramente spettacolare. Il colpo d'occhio direi che ce l'ha tutto. Qualità della produzione è veramente molto buona. Ok, allora cosa faccio con lui? Abbiamo il nostro robot lì, abbiamo tre dadi qua, i tre cubi da poter utilizzare, di cui quello rosso dobbiamo per forza usarlo per la rest, perché se no andiamo avanti col time e dobbiamo fare delle insight. Potrei teorizzare e andare là e muovermi e raccogliere quel materiale verde lì. Se faccio due insight non è male questa cosa, perché poi posso tornare qua e praticamente costruire il laboratorio praticamente gratis. Allora, vediamo un po', fate un ragionamento tra me e me. Allora, lui lo muovo. Allora, dato che mi muovo adesso, qua c'è già il cubo delle spore, non bisogna metterne un altro. Quindi mi muovo e vado qua. Muovendomi attivo l'insight e questo va qua, massimo. Poi uso il dado blu e lo metto sul teorizza. Questo va a zero qua sulla clessidra. Essendo blu, becco un insight e questa l'abbiamo fatta. E però becca un insight anche l'altro mio compagno, quindi lei becca un insight. Ora, avendo fatto questa cosa, cosa succede? Andiamo a pescare qua il nostro pallino dell'insight blu e lo mettiamo qua. E adesso possiamo decidere di girarlo in un'altra faccia e lo facciamo rosso, perché rosso nessuno di noi ha la scienza quella rossa, ingegneria. Facendo così, inoltre, prendiamo una carta, una breakthrough si chiamano. Sono delle carte che ci danno delle abilità molto molto buone, a volte eccezionali, e ci aiutano tantissimo durante la partita. Prendiamo quella del tipo di scienza della quale siamo riusciti a trovare ad avanzare, diciamo. Quindi abbiamo questa breakthrough, vediamo cosa fa. Allora, questa qua è una deploy mechanized puff. Sconsuma uno di questi qua, dei Data Cube, e rimuove una nuvola di spore da un nodo dove c'è l'una. Ok, potrebbe essere interessante, ma in realtà questa qua adesso non me ne faccio nulla. È limitata una volta per turno, ma va bene. La cosa bella di questo gioco è che tutte queste cartine che vado a pescare sono del pianeta, quindi ogni pianeta avrà le sue, infatti sono inerenti all'argomento, che alle cose che sono sul pianeta. Quindi questa contestualizzazione è molto bella. Ok, abbiamo due cubi, siamo arrivati lì. Potremmo raccattare quel materiale organico. Abbiamo anche l'una da muovere. E il materiale organico potrebbe servirci per dopo. Quindi decido di raccattarlo col nostro dado verde che scende a 2. E ne raccatto due perché ho usato il dado verde. Le mettiamo qua nella nostra stiva. Nostro magazzino, questo qua è stockpile. Ok, poi facciamo la rest con questo che sale di 1. Allora, questo quando fa la rest va a spostare questo qua, che passando da qua, facendo il giro, ci va a calare la nostra endurance su entrambi. Qua dice che un altro esploratore time, questa cosa ci frega però, perché un altro esploratore fa andare avanti il tempo e tira un dado su di uno. Gli faccio tirare su questo qua verde. Però il fatto che... Ah no, no, il tempo è una volta sola. Sì, scusate che fesso che sono. Era la stessa cosa su. Un altro esploratore alza su di uno. Niente, niente, così. Sto per fare una cavolata immonda. Quindi lui ha fatto. Cosa facciamo fare al robottino? Lo mandiamo ad esplorare. Allora, ricordiamo qual era la nostra missione. La nostra missione è costruire una cosa di ricerca, un sito di ricerca, poi usare l'una per performare delle analisi sull'infezione. Bisogna avere entrambe le insight, una blu l'abbiamo beccata, serve la verde. A questo punto la verde la farei, quindi dovremmo essere tutte e due lì per averle entrambe queste lì. L'una, uno infettato. E io infettato sono infettato, e tre data cube che ce li abbiamo, quindi abbiamo praticamente quasi tutto.
Però dato che l'una muove gratis ogni turno, lo andiamo a muovere qua, vediamo cosa c'è qua. Ah, qua abbiamo un altro spazio per un altro laboratorio. Ora, l'altra cosa bella è il mistero. Ovviamente questa cosa del mistero ci sarà la prima volta che giocate una missione. Io questa missione è la prima volta che la gioco, non ho idea di cosa succederà dopo che andiamo a fare questo laboratorio. Ci portiamo avanti esplorando perché potrebbe essere che si renda necessario anche andarsene in giro a fare altre cose dopo. Ok, lei l'abbiamo mossa e la facciamo analizzare ancora. Io direi di fargli fare altri data cube e che ne fa uno solo. E andiamo a generare qua. C'è proprio l'apposito spazietto per le risorse del pianeta, di quel posto lì. Questa tra l'altro è molto bella. Questa qua è la foresta cristallizzata. Molto molto bella. Dal vivo sono molto meglio probabilmente di come le vedete nel video. Ok, lui ha fatto, il tema è andato avanti, tocca a lei. Allora, con lei è inutile che vado qua a costruire questo perché mi fa perdere tempo. Lei non ha ancora studiato questa disciplina azzurra. Deve invece andare avanti con la sua. Allora, tra l'altro lei non è quella che ha il fungalost, questo è un problema. Perché se no la facevo andare qua sotto. Cosa posso fare con lei? Se lei la sposto da qua dove siamo noi, va a generare un'altra spora. E non è che questa cosa mi piace. Curare lui dall'infezione non ha senso perché mi serve uno di loro se è infetto. Potrebbe raccogliere quel campione organico. Potrebbe alzare su un dado, ma cosa potrebbe fare? Io una scansione al robot gliela farei fare. Quindi facciamogli scansionare. Questo scende giù e prende uno. Ma conviene? No, no. Allora, non conviene. Tanto là non serve che uso il dado blu perché c'è un solo farina da scansionare. Uso questa. Anzi, no, questa la farei per il traverse. Ok, ho realizzato cosa voglio fare. Ho realizzato cosa voglio fare. Allora, uso questo per il traverse. Quindi vado a 2 e mi sposto con lui trasportandolo. Me lo risposto qua. A questo punto, qua si crea una nuvola di spore per lei che esce. Ma questa cosa non me la devo subire dopo con lui. E in più, passando di qua, lei prende un insight, quindi anche lei ce l'ha fatta. E in più, questo qua, dato che è rosso, gli fa prendere un altro insight. Allora, lei gli metto quello azzurro e lo andiamo avanti di uno. No, quello azzurro dov'è? Quello azzurro lo mandiamo avanti di uno. E nel frattempo si è presa quello verde. Ok. Perfetto. Ho fatto queste due cose. Ora, l'una la devo far muovere per forza. La dobbiamo recuperare, prossimo turno dobbiamo attivare. Quindi l'una la facciamo ritornare qui. Oppure facciamo il giro di qua. Allora, l'una la facciamo muovere qua. Sì, volevo fargli prendere del... Oh, va che bello, anche qua c'è uno spazio per costruire, quindi tutti e tre i laboratori li possiamo fare tutti appiccicati. Diciamo che ci è andata veramente, ma veramente bene. E l'una la facciamo ancora scansionare, perché tanto queste due cose di default ha e ci va bene, abbiamo una scansione da 3. Questi quando abbiamo i laboratori sono eccezionali. Ah, lei prende il breakthrough verde, stavo dimenticando. Vediamo un po' cosa ha preso. Allora, questa qua consuma le materie organiche, ingest per le... Questa qua, cosa fai? Ti ingerisci... Allora, un esploratore corrente che adesso si trova entro un nodo può ignorare i simboli di time sugli angoli dei nodi per la fine di questo turno, fino alla fine del turno. E ne esplora, penso, anche lei. Entro un nodo, lei o qualcuno entro un nodo, molto forte questa. Ci permette di viaggiare bypassando questi simboli di tempo. Quindi questa cosa è fortissima. E la puoi usare una volta per turno. Ok, quindi il robot l'abbiamo spostato e scansionato. Qua siamo finiti nel
un campo di fiori volanti, di over blossom, petali volanti. Ok, adesso cosa facciamo? Vediamo. Abbiamo due dadi ancora. Io teorizzerei per fare un altro breakthrough, non mi dispiacerebbe. Investigare non possiamo. Rimuovere di stress da lui non ha senso. La rest la farei sul verde. Allora, il robot là non lo attivo, non ha senso. Altre cose non ha senso. Sì, non è che ha senso niente, tranne fare questo theorize. Quindi lei sale su di uno e lui sale su di uno. Ok, e questo qua gli facciamo una rest. Questa qua la rest non recupera, rimane normale la rest. Però va avanti il time di 1 e sale su un dado o una teorizza, un, si teorizza. E lo fa lei, quindi lei io direi di teorizzare. Sì, anche questa è meglio della versione bianca. Facciamo così, teorizzo. Ok. Per ora non mi interessa tirare su quel dado. Bene, bene, bene. Tocca a lui. Il dado là mi pare che l'ho tirato su. Lui è, sì, lui è lì e quindi si becca un'altra infezione. Perché ogni volta che passa il turno lì, si ne può beccare quante se ne vuole. Ok. Allora, lui è infettato ancora. Il trust va giù e dobbiamo scendere giù con di due nei dadi. Ah, lui aveva recuperato questi prima. E i dadi faccio uno così e uno così. E prendo una carta allucinazione. Che bello, eh? Allora, questo dove lo metto? E mettiamola sul support che adesso non riesco, devo farlo con lei per forza. Prendiamo una carta allucinazione, che sono quelle tipiche del pianeta. Sono qua, le abbiamo messe, e questa qua sta su di lui. Allora, Fungalost, siamo già di Fungalost, tu fai un paio di passi attraverso del marshy soil, che adesso non so cos'è. L'equipaggio sta facendo la scansione di una grande pietra di qualche tipo. Il tuo segnale cerca di comunicare attraverso la tua tuta, ma non succede niente, non rispondono. Ti apri la strada attraverso di loro, ma loro volano via, tu li segui. Una forma di vita metallica sembra ostruire il tuo cammino ad ogni turno, nascondendo i tuoi progressi. Vedete, questo qua è proprio un'allucinazione. Allora, ogni volta che entri in un nodo con un altro esploratore, tiri su un dado. Ogni volta che entri in un nodo, che tu entri in un nodo dove c'è con l'una, tiri giù un dado. Quindi è una roba un po' bruttina. Questa dove la metto? Che uno spazio non ne ho. Ce la ficchiamo qua su questi due infetti qua. Un po' in bilico. Va bene. Qui c'è una mosca maledetta. Ok, cioè ok, niente, ma vabbè, siamo partiti lì. Adesso siamo messi un po' male col nostro tipo qua. Però, allora, prima cosa, facciamo il laboratorio. Lo facciamo gratis. Il laboratorio di scienze lo facciamo gratis perché questo costa o un tempo o se abbiamo il blu lo si fa tranquillamente. Lo costruiamo qua sopra. Ah, un attimo, però serve il dado blu. No, beh, abbiamo qualche piccolo problema. Houston, abbiamo un problema. Come facciamo? Devo togliere l'allucinazione, lo potrei fare anche con quello lì, però ho due dadi messi male qua, molto male. E un tempo qua lo perdiamo per forza. Porca miseria, avevo alzato quello per non perdere tempo, invece un tempo lo perdiamo. E tra l'altro dovrei sprecare uno di questi. Si è messi malissimo. Questi i dadi li ha tolti perché il turno l'aveva finito. Devo pensare un attimo, perché lui purtroppo è messo in situazione, una bad situation, una very bad situation.
cosa faccio? Perché qua perdo due di time, quello è il problema. Ne perdo proprio due, cioè questi due dadi qui sono spacciatissimi. Porca miseria, siamo messi male male con lui. No, allora facciamo finta che questa la mettevamo qua, sulla traversa, se no mi sa che non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. Adesso, quello che non so è se posiziono un dado qua di quelli che sono già col time, va sul time o si innesca prima l'effetto che porta su di uno? Ecco, questa è una bella, che porta su di tre. Questa è una bella domanda, perché questa mi abbasserebbe quello là, il trust ancora di più, vuol dire che perdo due pip di dado. Poche parole, abbasso due, alzo tre, come se ne alzassi uno. Però non so se il dado che metto lì va a innescare il time, che in teoria sì. Allora, quindi metto questo qui, però questo lo metterei sul rest. Allora, metto questo qui, ok, alzo di 3 e abbasso di 2, questo qui alzo di 3, ma alza di 3 lui? E no, alzerebbe di 3 il dado che metti lì. Che disastro. Vabbè, allora, metto lì questo blu. E secondo me questo qua aumenta il time. Poi si alza di 3. E si abbassa di 2 per via del trust che va giù. Quindi 1, 2, torna 1. Penso di aver fatto giusto. Ok. Poi. Brutta cosa, ma brutta brutta. Allora, devo costruire questo qua. Questo qua lo costruisco per forza. Si piazza qua per ora girato e si mette su il dado che viene abbassato di uno. Però almeno non ho sprecato tempo. E poi questo qua lo metto qua sul time, si alza di uno, la rest, e alza di uno. Un altro esploratore fa time e alza di 1. Diciamo che alziamo questo. Che non è che si è messi proprio bene. Ok, alla luna che gli faccio fare? Volevo ciucciare quelli lì, ma a quanto pare non ciuccio niente. La luna mi serve qua per forza. Allora, facciamoli generare. Materia organica. Qua, e poi la facciamo muovere di uno. Muovendo lei non si va a innescare l'allucinazione, perché è quando lui va da lei, non quando lei va da lui. Quindi diciamo che così è regolare. E lui finisce il turno in modo abbastanza ignominioso. Ora che ho tolto il dado, questo si attiva e diventa un laboratorio di ricerca a tutti gli effetti, che consumando cubi data cube posso fare l'insight a mio piacere, e questa cosa sarebbe molto buona se non fosse che mi serve per fare altro. Ok, tocca alla tipa. Allora, la tipa già potrebbe attivare, mettendo un suo cubo, potrebbe attivare questa cosa e quindi andare avanti nella storia. Però prima vorrei salvare le chiappe al mio tipo qua, e lo faccio col support. Col support rimuovo un distress da un altro local explorer, il quale. Ah, scusate, un momento, lei si becca un distress, pure lei, perché parte che c'è la nuvola. Io la nuvola la potevo togliere solamente con questo qua, che voleva più data, niente. Quindi lei si becca questo. Allora, e questo qua, quello va giù ancora, altri due pip devono andare verso il basso. Quindi, andiamo verso il basso uno. E 1-2. Mamma mia, come si è messa? È una catena di eventi negativi. Questa la metto sulla recover. Ok. Poi la support faccio. Allora, la support la metto qua. Questa va giù di 1. Oh, ci conviene questo? No, ci conviene questo forse. Sì, ci conviene questo. La metto giù di 1
rimuovo una carta rossa da un altro esploratore che sta qua con me. E in più il trust qua va su di nuovo, quindi torniamo in zona bianca. Questa va sulla teorizza e questa va sull'investigate. La carta allucinazione viene scartata. E tolgo questa, sì, questa support qua la tolgo. E scartiamo anche questa support qua. Cioè questa infezione qua. Ok. Bene, bene. Poi attiviamo adesso la nostra carta, quella speciale, questa qua della missione. Mettiamola qua, faccio vedere come si attiva. Niente, molto semplicemente piazzo qua il dado. Allora, abbiamo uno che è infettato, sì, perché è infettata lei, è infettato lui, quindi a lei. Luna è con noi, sì. Abbiamo blu, sì. Abbiamo verde, sì. Abbiamo messo il dado, abbiamo il laboratorio, sì. E poi consumiamo 3 data cube, quindi tutti quelli che avevamo qua, li andiamo a consumare. E quindi riusciamo a svolgere questa cosa. Quando questo cubo qua, focus, viene tolto, attiviamo e giriamo pagina. Allora qua dice costruisce ok, poi abbiamo l'ultimo che è l'ultimo per forza, va nella rest, la rest torna su di uno qua e andiamo avanti col tempo. Allora questi si tolgono e questa l'abbiamo svolta, quindi giriamo e andiamo avanti, vediamo cosa succede. Allora siamo nella fase 4, livelli di tossicità pericolosi. Abbiamo trovato una strada per produrre un veloce antibiotico, ma è stopgap al meglio. Che vuol dire stopgap? Cioè non è così semplice creare questo antibiotico. Aggiungere due trigger gialli token alla seconda e al quinto spazio della timeline. Quando il time maker raggiunge uno di questi trigger, il crew deve consumare 3 di materiale o perdere 4 focus. Usteria. Ok. Quindi andiamo a prendere. Questi qua sono dei token che si usano per degli eventi speciali, sono token che si trovano nella scatola, nel framework base. Quindi andiamo a mettere uno nella timeline 2 e uno nella timeline 5, dove si trova adesso il nostro time. Poi dice, quando questi maker raggiungono uno di questi trigger, però questo c'è già sopra, quindi a casa mia questo non l'ha raggiunto, dovrà fare il giro e raggiungerlo per innescarlo. Poi vediamo questa carta qua che invece è quello che dobbiamo fare. Allora, smettiamola di perdere tempo in giro e diventiamo seri, no? Ok, dobbiamo costruire il workshop, che è l'altro laboratorio rosso. E dobbiamo fumigate ourselves. Dobbiamo fare questa cosa. Dobbiamo costruire il workshop e farci questa fumiga su noi stessi, consumando e scoprendo con rari polymetry property, usando 5 di power. L'intero crew, l'intero equipaggio deve essere presente al workshop con 2 di engineering comprehension. Cacchio, no. Allora, questa qui è un bel problema farla. Mi sa che questo try non ce la faremo. Perché ci vuole tutto l'equipaggio presente, vabbè, il workshop, vabbè, lui sta cercando di salire con il rosso. Abbiamo bisogno di 2 comprensioni rosse, quindi entrambi la devono prendere e noi l'avevamo tralasciata. O una o l'altra, oppure bisogna avere i porimeli rari che non abbiamo scoperto, che si fanno investigando, o consumando 5 di carica elettrica, non l'abbiamo caricata neanche mezza. Ma sono questa, fumigate bisogna farla, e poi ora rari polimetri, polimeri o energia. Consumando una scoperta con i rari polymetry property o usando 5 power. Non è facile qua, eh. Soprattutto non è che abbiamo tutto sto tempo.
Ragazzi, qua è dura, è dura. Tra l'altro abbiamo quella cosa lì che ci dobbiamo raccogliere, dobbiamo fare un sacco di robe, raccogliere minerale organico, caricare la corrente, perché nel caso non troviamo i rari polimeri, ma caricare la corrente, salire con quegli affari lì, insomma, dobbiamo fare un sacco di cose. Però il laboratorio di ricerca potrebbe aiutarci in tutto ciò, se riusciamo a acciappare tutto questo materiale che ci serve. Ok. Allora, chi toccava adesso? Siamo andati con lei, abbiamo fatto il turno e abbiamo finito il turno. Luna non l'avevamo attivata però, attenzione. E Luna io la farei spostare. No, vabbè, lasciamola lì. Vediamo il turno suo, del tipo. Allora. Cosa facciamo? Adesso abbiamo un po' di robe da fare. E visto che partiamo sempre qua, ci becchiamo sempre una di queste, che manda giù il morale e quindi si ritorna neri. E qui quando entri nella spirale di distruzione, so cavoli. La metto nella recover questa. Allora, a me serve assolutamente togliere questa maledetta spora maledetta. Ah, potete farlo anche con questa, ma mi serve il verde che ce l'ha lei. Ok, allora faccio così. Attivo questa qua, la Funga Lost, scartando anche il tentacolo appiccicoso. Questa si scarta e rimuove una Spore Cloud dal mio nodo e o una da un nodo adiacente. Quindi usiamo questa e rimuoviamo queste maledette Spore Cloud, che rompono, rompono veramente tanto queste Spore Cloud. Ok, questa l'abbiamo fatta, così non c'è bisogno di questa, di quest'altra. Allora, qua dobbiamo prendere Insight come se piovesse e anche però questi data. Allora, l'una la mandiamo qua sopra, perché ci sono tre data da recuperare. Poi, questo dado blu lo andiamo giusto giusto ad attivare qua sul data, ne recuperiamo due, vanno nel database. Questi qua li potrei usare anche subito, eh. Allora, li uso subito e attivandoli possiamo prendere un insight, però non so se posso farlo su qualcun altro, no? Mi sa che ognuno se lo deve fare per sé. D'altronde a me servono gli insight questi qua rossi, assolutamente. Allora sì, comunque li attivo, li spendo entrambi, non avete limiti di quanto mi potete spendere e prendo due insight, uno e uno due. Dobbiamo assolutamente prendere i rossi prima possibile. Ok, questo qua non possiamo usarlo perché sennò andiamo avanti col tempo. Dobbiamo pulirci quella roba lì. Quella roba lì la puliamo grazie a... Tra l'altro, due prendevamo un'altra allucinazione. Attenzione, allucinazione che c'è ancora Funga Lost. Questa roba incrementa tutti i tuoi focus al massimo e poi loccane uno qui. No, ma questa qui è automatica. Allora, qua dice allucinazione incrementa tutti i tuoi focus al massimo e poi loccane uno di loro qui. Quindi questo qui andrebbe a 3, questo a 3 e posso fare un'azione in meno, e questo a 3 e uno lo devo loccare lì, diciamo quello rosso, tac, va scartata abbassandoci un'allucinazione, ma non possiamo fare un tubo perché questo qua dobbiamo per forza metterlo nella rest e per forza. Si aumenta un dado, ma va avanti il time. Niente, potevamo fare solo così. Ok, quello è loccato e due li abbiamo sbloccati. Ok, allora lei ha questa cosa che ignora il tempo, ma quelli ci servono. Neanche lei deve andare su di Insight per switchare al rosso. Siamo messi mica tanto bene. Come vedete, la parte survival si sta facendo sentire potente, perché adesso siamo in una situazione molto molto complicata, diciamo. A dir poco. Allora,
Noi abbiamo il robot da attivare anche per togliere. No, però sul nodo di Luna, dobbiamo farla tornare indietro Luna. Lei potrebbe farla tornare indietro. Allora, Luna torna indietro. O no? No, vediamo un po', facciamo una cosa diversa. Allora, usiamo supporto. Questo qua rimuove un distress da un altro giocatore, cioè da me, e vado a togliere questo qua sul traverso. Ok, facendo ciò si incrementa il trust di uno che va in positivo, quindi questi tornano bianchi, e poi avendo tolto il secondo infected, questa allucinazione si scarta e adesso lui ha tutti i dadi a 3. Quindi qua, tra l'altro qua ragazzi è possibile anche creare delle combo mica da ridere. Adesso ho poche carte, ma vi assicuro che quando sono in tante si fanno di quelle combacce qua. Ok, adesso l'unico problema è lei che ne ha uno e lui che ne ha uno. Potrei usare la luna per toglierli, ma lei sprecherebbe tutte le azioni così. Invece io con lei ho bisogno di teorizzare. Ma non posso usare maledizione il dado verde. Ce l'ho esaurito questo. Come possiamo fare? Investigare non possiamo e andarcene da un'altra parte, potremmo andarcene da un'altra parte, però andremo a generare una spora qua, vuol dire non tornare più qua, però qua ci interessa tornare, io direi di no. Ora come ora non ci interessa tornare qua, perché andremo a fare il laboratorio là e tra l'altro dobbiamo pensare anche alla dinamo, la strada è lunga per la dinamo. Con lei me ne andrei via da qua, attivando il traverse. Che però il rosso l'ho messo qui, maledizione, ho fatto un po' una cavolata. Oppure, allora, Luna deve essere sul nostro nodo per pulire l'infezione. Tutto ciò vuol dire sprecare un time. O gli facciamo prendere un data cubo a Luna? Allora, Luna la facciamo spostare qua. Ok, facciamo generare dei data cubo a Luna 2. Che andremo a recuperare per un secondo momento. Poi attiviamo Luna questa volta. Questo va a 0. A questa abbassa di 2 un dado. Porca miseria. Vabbè, tanto meno di così non può andare. Quindi questo si abbassa e va comunque a 0. Succede nulla di male. E rimuoviamo una infezione a chi vogliamo, a un explorer dove c'è Luna. Chi rimuoviamo? Rimuoviamo lei. Ah sì, rimuoviamo lei, gli rimuoviamo l'infezione e questo qua lo mettiamo nella rest che aumenta di 1 e questo va qua. Facendo così andiamo giù di vita e ora siamo a praticamente metà, ma vedremo come andrà a finire. Ok, poi lei ha fatto tutto, Luna ha fatto. Tocca al nostro comandante che si è ripigliato completamente, è super powerful. Allora, super powerful comandante, che devi fare te? Andare su non ti fa incrementare la insight, hai solo bisogno di beccarti i cubetti. Quindi attiviamo Luna qua, tac, che recupera questi due data cube. Li portiamo qua. Li andiamo a utilizzare subito. Quindi 1 e 2, in questo modo alziamo di 2 l'insight, 1 e 1, 2, e riusciamo a prendere quello rosso fondamentale che ci serve. E adesso che torna giù, a lui glielo facciamo prendere verde, va? Ok. Poi dobbiamo vedere se muovere Luna. Luna conviene che stia qua, perché adesso andrò a generare una malefica. Pozza di quelle là, a meno che non vado via con lei. E sarebbe una buona idea anche. Allora, cosa posso fare? A Luna gli facciamo generare altri data. Ne ha recuperati tutti e stavolta ne genera 3. Ok. Poi io uso l'azione rossa. Faccio una traverse, essendo speciale io becco un insight e lei me la porto via.
Facendo così, qua si genera una maledetta spora. Non li siamo usciti tutti e due. Così sono riuscito a non sporare lei. Che cosa buona e giusta. L'uno, non so dove mettere. Ok. E l'ultimo dobbiamo fare un arresto per forza. Quindi va a due. E siamo fregati. Allora, perché dice? Perché sennò devo mettere meno 4. Porca miseria, non abbiamo. Eh no, ci ha fregato questa roba. Perché adesso questo arriva qui. Ma questi rimangono sempre. Reach one of the trigger the crew magnetic consume 3 materia lose 4 acqua. Quelli rimangono. Quindi dobbiamo consumare 3 materie, ma ne abbiamo solo 2. O distribuire meno 4 incrementi di dado. Ne faccio una, due. 3 e che ne so, facciamo questa 4 per forza così. Questi si tolgono. Mamma mia, non siamo riusciti ad evitare quella sagagnata lì. E buona, e lui ha fatto. Siamo andati avanti col time, quindi tocca a lei. Allora, vediamo lei cosa facciamo. Questo se ne andrà in rest. Quindi non possiamo recuperare quelli con l'una, perché ne recupereremo uno solo di questi qua se non usiamo il dado blu. Il gioco si fa duro, ragazzi, ma duro duro. E lei se non salgo con l'insight siamo spacciati. Allora, facciamo che con lei recupero quel cosino verde, va? Così almeno al prossimo incremento non andiamo secchi. Usiamo questo qua verde anche se non è necessario e recuperiamo questo materiale. Con quello rosso che faccio? Sì, allora un data cube lo recupero e lo uso subito. Vado a fargli l'insight azzurro a lei che non gli serve un tubo. E questo qua lo mettiamo nel rest che va su di 1 e questo avanza. Ok, adesso vediamo. Ah, Luna cosa fa? Luna sta ferma lì. Non mi ricordo se gli ho fatto generare i cubi, no, erano del turno prima. Li facciamo generare quelli verdi. No, però quelli verdi dovrei andare lì. Ma sì, possiamo generare quelli verdi, uno, si sa mai. Ok, e quindi togliamo tutto. Lei ha fatto, ne siamo messi malissimo. Ok, nostro comante qua. Cosa facciamo, caro comante? Tu hai beccato. Ah, il breakthrough dell'inside rosso me lo sono cannato, eh. Vabbè, perdonatemi qualcosina, me la dimentico anche perché non è che ho fatto chissà quali partite. Allora, questo qua fa una scarica di blast ormonale. Un esploratore entro un nodo da te può fare una standard traverse action gratis. Questo dado rosso ce l'abbiamo spacciato. Io devo far prendere, teorizzare a lui e a lei per forza. E potrei usare questo. E con quello verde che faccio? Allora, lì mi serve un sacco di cariche. Devo iniziare a caricare quelle cariche lì, sennò siamo spacciati. Allora, quello verde lo mettiamo nella dinamo. E iniziamo a caricare la dinamo. Questo blu teorizziamo e io salgo su di uno. Tra l'altro perché ho fatto lì? Potevo fare un altro rosso che è deficiente. E lei sale su di uno. Lei becca l'insight blu. Sì, qui ho fatto un errore che potrebbe costarmi la partita. Questo lo facciamo diventare per forza rosso e becchiamo una carta blu. Allora, vediamo cos'ha lei. Get Luna Encyclopedic Evaluation. Un esploratore su Luna Node prende due insight, e questa è molto buona, al costo di uno di Data Cube. Questo sarebbe ottimo anche.
E allora, l'una che gli facciamo fare? Una la lascerei lì. E non può ricercare nulla, non può fare nulla, lasciamola lì. E questo qua andiamo nella rest, qua. Questo va avanti di 1. Ok, vediamo lei. Lei adesso invece è messa proprio male. Allora, muovermi non ha senso, è in più anche rischioso. La cosa migliore sarebbe fare questa cosa qua. Quindi questa qua lo potrei mettere dove c'è l'una, va giù, ma lei si succhia due data cube. Ok, poi l'una la facciamo spostare qua, movimento, ha scansionato, si è mossa, adesso noi consumiamo un data cube e utilizziamo questa, quindi un esploratore dove c'è l'una prende due insight, diciamo lei, 1-2 e va su con questo. Questa qua si può usare una sola volta a turno, se no la usavo e ero a posto. Adesso però abbiamo due time qua, due time son cavoli. Vabbè, una la pezzo qua, che è un time. Andando qua devo consumare tre materiali, ce li ho, li andiamo a consumare. Questa non succede niente, ma va a far salire, dato che è verde, teorizzare uno me e uno un altro giocatore. E poi questa qua la mettiamo nella rest, che va avanti di uno qua. Ma siamo molto molto spacciati. Ah, lui avevo dimenticato di recuperare i cubi suoi, che erano questi. Lei recupera i suoi cubi. La luna aveva scansionato e si era mossa, quindi aveva fatto. Ok, tocca al nostro capitano. Non possiamo ancora per pochissimo costruire quel maledetto laboratorio. Cioè, potremmo costruire il laboratorio, ma sprecheremo ancora più time. E a me serve qua fare tante cose, ma ho i dadi tutti distrutti. Questa cosa è brutta. Ah, qua una cosa che non sto facendo, perché sono un po' deconcentrato. È che non sto usando le abilità di uno nel turno dell'altro. Ora, lei può usare queste nel turno di questo qua. E quindi potrebbe fare questa qua. Un altro explorer nel nodo di luna prende due insight. No, un esploratore qualunque. Quindi lei fa questa, spreca uno di questi. E prende lei due insight, uno e poi il secondo lo metto, che ne so, mettiamolo verde, ancora verde, e ne prende uno. Quindi lei prende l'insight rosso e la carta rossa, il breakthrough rosso. Allora, cosa gli fa fare? Acchiappa due materiali dal nodo o adici nodi dentro nella stockpile. I materials, quelli verdi, e ce n'è solo uno. Ok, va bene, fa niente. Adesso facciamo il turno suo, però questa qua non è male. Al costo di un'energia. Tra l'altro abbiamo poco tempo anche per recuperare i materiali. Allora, siamo al turno del nostro comante qua. Caro Comante, che ti faccio fare? Allora, il Comante innanzitutto potrebbe fare il laboratorio quello rosso. Ora come ora. E per il resto è leggerissimamente spacciato. Perché ha tutti i dadi giù. Siamo messi male, porca miseria, con i dadi siamo messi malissimo. Allora, io potrei fare questo sul nodo qua, senza il time perché ho quello lì. Però devo metterci sopra un dado e gli metto quello rosso. Ok, ho gli altri due. Gli altri due sono tutti spacciati, cioè.
faccio? Potrei fare il supo, rimuovo un di stress da un altro local explorer e aumento il morale che, essendo buono, ci darebbe due dadi in su. Il problema è che posso farlo anche se lui non ha il di stress, ma secondo me sì, non fa colazione lì e fa l'altra. Dovrei poterlo fare e non vedo altre soluzioni. Questo lo metto qua. Va avanti il time, quindi andiamo tutti giù di uno. E manca veramente poco. Questo aumenta su il morale e ci dà tutti un più uno, quindi dovrei mettere un più due da distribuire. Più 1 e più 1 facciamo. Ok. E poi con questo qua facciamo la resta perché non possiamo fare nient'altro. E questo va a più 1. E questo va avanti di 1, ma siamo spacciati perché va qua e non avendo 3 materiale andiamo giù di 4, no, non ce la facciamo. Siamo completamente spacciati. Questo va giù di 1, 2, 3, 4. Siamo a terra completi. No, no, roba brutta. Poi lui recupera i dadi. Sì, ma siamo spacciati. Qua si va a costruire il laboratorio. Lui non gli abbiamo fatto fare niente a Luna. Che gli facciamo fare? Facciamogli prendere un po' del materiale lì. Uno. E lo muovo, ma lì non mi serve Luna. Facciamolo muovere, va. Facciamolo muovere qua, vediamo cosa c'è. Lentangolo. Qua cos'è? Necrophic floating jelly. Sono delle meduse necrofile queste, molto belle. Rimuovi un distress. Ah, tutti i distress al costo di due decrementi di dado. Ciao. Ok, allora. Qui siamo con un foot in the fossa, un piede nella fossa. Adesso toccherebbe a lei, che è messa non male ma peggio. Il time qua vola. Allora, cosa ci vuole qui per far andare avanti questa? Ci vogliono rari polimeri che non ce li abbiamo, 5 di cariche là che non le abbiamo neanche per sbaglio, e poi il resto sì, ce l'abbiamo. Che faccio ragazzi, se ne sono messo non male ma peggio. Allora, questo rosso lo potrei mettere qua ed essendo rosso carico di 2. No, allora aspetta, aspetta. Facciamo una cosa, io faccio una support. Una support che ne so, la facciamo col blu. E questo mi spaccia questa qua. Il tempo, però questa qua ci fa guadagnare due incrementi di dado. Io lo guadagno uno sul rosso e uno glielo faccio guadagnare a lui, che sennò siamo già spacciati malissimo così. Lo facciamo sul verde, sull'azzurro, facciamo sull'azzurro. Ok, poi quello rosso lo andiamo a mettere sulla dinamo che carica due di dinamo. E quello verde lo facciamo una rest, direi anche in peace, che va a incrementarsi a 1 e questa qua manda avanti questo qua. Ok, sì, poi dopo passiamo ancora su Libja a prendere 3 di quelli, ciao, non ce la facciamo. Luna si è mossa, aveva fatto lì, no, non ce la facciamo. Allora lei recupera i dadonzi e tocca al nostro spaziale. L'unica cosa, no, sto pensando, sono perplesso sul fatto quando metto il dado, se prima c'è l'incremento o prima se metto questo qua col time mi va giù là. Penso che mi va giù là, però devo verificarla questa cosa. Certo, dopo che si inizia a fare qualche partita, qualche perplessità su alcune cosine delle regole viene fuori, perché per il resto comunque è un gioco molto solido, ma queste cose non me le ricordo io. Allora, cosa facciamo col capitano?
capitano qua è dura, capitano mio capitano, che fai? Il warshaw lo puoi attivare? No, perché ci mancano le cariche, maledette cariche. Tra l'altro, se faccio support adesso, comunque, faccio support, vediamo un po'. Faccio support. Allora, prima aveva fatto il support, mi rimuoveva questo comunque. Mi sono dimenticato, mi rimuoveva l'infect. Ok. No, faccio il support. Che va giù di uno. E quello incrementa di due dadi. Incremento. Il dado rosso qua. E un dado lei rosso facciamo. Poi questa la metto sulla dinamo che carica altri due. E questa qua facciamo la rest che manda avanti questo. Questo arriva lì e ci sagagna, ci tira giù 4, 2, 3, non c'ho più niente da tirare giù. Cioè questa qui che ci rovina, ci ha rovinato questa, dovevamo fare man bassa di materiale prima, ci ha veramente distrutto. Non possiamo usare nulla, fare nulla per quel problema lì. E la luna cosa facciamo? Sì, vabbè, possiamo farla, possiamo gli fare un po' di materiale, ma ci ha distrutto quella cosa lì. Ok, lui è finito. E tocca a lei, ma siamo praticamente morti perché il time qui, hai voglia, cioè il time galoppa. Siamo spacciati. Vediamo se riusciamo almeno a vedere la fine, così la prossima volta so come fare. Allora, 5 di dinamo ce li abbiamo. Adesso abbiamo questa da attivare. Abbiamo, quindi attiviamo questa. Usiamo questo qui che ci va avanti qua di time. Ci sono due rossi, sì, due tecnologie rosse le mai ricercate. Siamo tutti presenti. C'è il laboratorio e spendiamo 5 di dinamo. Sono 5 o 6? Sono 5. 3, 4, 5. Ok. E questa l'abbiamo fatta. Quindi vedremo anche come finisce questa storia. Poi facciamo. Che facciamo? Facciamo la support ancora? Facciamo la support qua. Il time va giù. Recuperiamo due, a chi le faccio recuperare? A lui. No, ma ormai siamo spacciati. A lui e a chi? E due a lui, va. Facciamo così. E questa va di rest. E questo va avanti di uno. Andando qua, siamo punto a capo perché dobbiamo papparci. Tre verdi che non abbiamo e va giù tutto di 4, cioè quella lì è devastante come cosa. No, non, siamo inchiodati, purtroppo per quella cosa lì siamo inchiodati, però adesso che tiriamo via i dadi questa si risolve e si gira pagina, vediamo cosa succede. Allora, livelli tossici, praticamente tossicità a livello critico, ciao. Allora, tipicamente quando uno si fa una fumiga su se stesso si aspettano dei risultati, o dovremmo dire buone notizie, risultati di buone notizie. Quello che invece è successo sono delle brutte notizie. Le tossine sono mutate, sono più difficili da trattare e memorizzano le loro esperienze. Praticamente memorizzano questa esperienza in modo, cioè ci vorrebbero anni e anni per riuscire a reprimere questa cosa. Hai voglia? Allora, quando il time maker raggiunge uno di questi trigger, il crew deve consumare 3 materiali o perdere 4 di focus. E questa qui è praticamente impossibile da fare. Prossimo piano, dobbiamo sviluppare la più brutale e malvagia antitossina inalante che è possibile fare nel minor tempo possibile e dobbiamo scappare da questa palude della morte e sperare per il meglio. Su uno di morale. E questo quando si fa? Forse che si fa adesso? Secondo me questo qua te lo dà adesso. Quindi dovrebbe dare uno di morale, diamoglielo a lui che è il prossimo
Quindi incrementa di 2 pippi qua. Perché il morale ci becca 2 pippi. L'ultima carta cosa dice? Questa qua di solito è quella fa da fare finale. Allora, dobbiamo sviluppare la più brutale, potente tossina da inalare. Abbiamo bisogno di costruire il laboratorio, quello verde. Il passo finale richiede un esploratore al laboratorio di ricerca e un altro al laboratorio verde nello stesso momento. Con le risorse opportune e la comprensione opportuna avranno l'onore di pigiare il bottone. Quindi dobbiamo averne uno che ha verde e rosso e potrebbe essere lei al laboratorio azzurro e uno che ha blu e rosso e potrebbe essere lui al laboratorio verde. Dobbiamo bruciare due data cubo, due di quelli verdi. E così riusciamo a risolvere questa cosa. Quanto tempo abbiamo? Non abbiamo tanto. Beh, siamo in una situazione, una bad situation, very bad situation. Ce la possiamo fare? Non lo so, proprio non lo so. Diciamo che alcuni errori li ho fatti prima e vabbè, conoscendo come va la missione adesso, molte cose non le farei come errore. Il problema è che dobbiamo sviluppare anche laboratorio verde, che non abbiamo. E grazie al cielo che i laboratori ce li abbiamo tutti qua. Perché se queste tile venivano con laboratori sparsi in giro, sinceramente non lo so cosa succedeva. Allora, quindi il rosso-blu che lui dovrebbe mirare al verde, lei andare sull'azzurro. Ok, per andare sul verde lui deve avere l'insight verde per farlo gratis, quindi deve prendere insight. Che adesso non ho. E lì si potrebbe investigare. Allora, facciamo così, proviamo a investigare sti nodi maledetti. Allora, vado qua su leader, questo qua si alza di 1, dato che è verde, un insight e investigo. Dove cavolo sono? Questi qua. Quindi investighiamo qua. Prendiamone uno azzurro stavolta, va? Vediamo cosa c'è nell'azzurro. Queste sono opportunità, spero che sia veramente un'opportunità. Allora, abbiamo le rane luminose e gracchianti. Eccole qua. Allora, rane luminose e gracchianti. Queste qua sono una dozzina di piccole creature anfibie che sono in una pozza d'acqua ferma. Immediatamente ogni local explorer prende 2 sui dadi. Oh, questa è un'ottima notizia. Quindi diciamo di prendere uno su questo e uno su questo. Lei è anche lì, quindi 2. Questa ci salva un po' la vita, eh? Uno e uno. Anzi, un po', ci salva parecchio la vita. Allora, qua possiamo prendere la specie. La acchiappiamo subito? Sì. Ok, metto il dado qua e qua si vede la carta. Allora, metto il dado qua, mettiamola qui, dato che è un dado blu, io chiedo scusa per il poco spazio, ma questo com'è che era? Era così. Dato che è un dado blu, questo andava giù. Mi pare che andava giù così, non so, devo vedere poi. Qua devo aver fatto un pasticcio col dado. Comunque, dado blu mi dà un insight verde. Ok, e abbiamo anche noi la terza carta. Non è che sia il massimo della vita, però mi pare che adesso tutti possono fare tutto. Ok. Grab hold of specimen. Quindi andiamo a prendere quella e prendiamo un altro insight poi. Questo cosa lo facciamo? Va, facciamo un altro azzurro. Che sono quelli che mi hanno dato le carte migliori finora. E poi abbiamo una rest. Però prima di fare ciò voglio fargli fare qualcosa a quel robot che non sta facendo un tubo. Allora, facciamogli fare una scansione. Il robot serve per questo lavoro, no? Scansione di 2, ottimo.
e lo lasciamo lì, che poi andiamo a recuperare quella roba lì. E l'ultimo dado, facciamo una rest, sale su, qua andiamo avanti e recuperiamo questo. Allora, 1, 2, 3, questo si scarta, prendiamo un altro insight, questo si scarta e la Ranatan qua va a finire in una carta in quelle anomalie. Spero che sia qualcosa di buono, di decente. Non mi sembra tanto decente. Cosa dice? Chiudi gli occhi e detona. Ah, questa ci carica le cariche al massimo. Sì, avremmo avuto bisogno prima di sta roba qua. Close eyes and detonate. Devi avere il rosso, ce l'ho. Discartala, scartala abbassando il dado di 1. Peccato, perché avessimo avuta prima, quella lì ci serviva. Però vediamo un po' cosa facciamo noi con le cariche eventualmente. Ah, questa la Traverse for Free non è male. Anche questa qua di acchiappare i nodi non è male per niente. Questa la possiamo fare quando vogliamo, eh? È un'azione free. Allora, la facciamo subito. Detoniamo, abbassiamo questo di 1. Scartiamo la rana e facciamo saltare per aria. Abbiamo il rosso, l'insight rosso, quindi la facciamo subito e mettiamo la dinamo al massimo. Non so, forse grazie a tutte le carte che abbiamo, forse ce la facciamo. Poi possiamo usare ancora questa però, anche se siamo alla fine turno, perché un esploratore entro un nodo può usare la traverse, ma ci serve usare la traverse con la tipa? Ma direi di no. Niente, no, lasciamo campo alla tipa che è qua. Allora, questa qua invece la può fare. Getterà due materia da questo nodo e da i nodi adiacenti nella stockpile fino a due material. Quindi questa qua costa uno di energia, che andiamo a spendere, tanto ne abbiamo un sacco, e recuperiamo questi due material qua. Ok. Poi ah, questo l'abbiamo risolto, quindi via. Mi chiedo come mai hanno fatto quei cosoni grossi lì, però alla fine mi piacciono anche quelli. Ok. Quindi questa l'abbiamo fatta, si può fare una volta sola a turno. Potremmo farla anche il prossimo turno e beccarne altri di quei cosi verdi. E sì, la facciamo nel turno suo, così evitiamo di farci ranzare da questa. Ora, il nostro obiettivo è costruire quel maledetto laboratorio verde. E lei però il verde lo può costruire. Il fatto è che se mi muovo, lui fa una brutta fine, gli viene infettato. O me lo porto dietro, no, perché lui deve andare qua poi. Quindi no, mi devo muovere per forza. Allora io mi muovo e vado qua. E qua si genera una nube tossica di funghi maledetti. Ah, il workshop ci permette anche di mandare in giro la lunastra gratis, eh? Quindi abbiamo anche quell'opzione lì, volendo. Ora, mi servono due data cube per forza. Però abbiamo questa giù. Ma mi serve costruire quello lì come priorità. Quindi costruiamo questo qui. Gratis, cioè senza spendere tempo perché abbiamo la conoscenza. I data cube lo dobbiamo recuperare dopo. Facciamo fare alla lunastra un gathering material, che è un 3. Qua. E cosa possiamo fare? Allora, un explorer entro un nodo può ignorare i time symbol. Questa va fatta nel suo turno. Niente, questa l'abbiamo già fatta, la getter, quindi niente. Ok, abbiamo questo che lo utilizzeremo per altre cose e poi abbiamo questo. Diciamo che i due materiali li abbiamo anche, però dobbiamo pararci le chiappe da sta roba.
Ah, facciamo la teorizza. Sì, questa va giù. Anche se avrebbe voluto il verde, ma il verde l'ho messo lì. Ho fatto una cavolata a mettere il verde lì. Proprio una grossa cavolata. Cosa posso fare? Niente, qua di verdi non ne abbiamo di cose verdi. Niente, andiamo a teorizzare. Ah no, questa sale su. Ah no, sì, sa. Cioè, questa rimane ferma. Allora, la mettiamo qua, rimane a 1, non è verde, e un altro esploratore tira su un dado, gli tiriamo su questo. Ok, e questo facciamo la nostra resta. Questo avanza di 1. Perfetto, via tutte. E andiamo a lui. Ora, lei nel suo turno però può fare diverse cose, tipo può performare questa qua, prendere due materiali da questo nodo e da altri due adiacenti, e lo fa. Quindi consuma uno di energia e prende fino a due materiali, due adiacenti, quindi uno adiacente qua, uno adiacente qua, e recupera questi materiali. Siamo a 4. Chiappassimo uno non sarebbe male. Ok, per attivare l'arma finale cosa ci serve? Due di data, sì, due di data, quindi prima cosa che faccio con lui è attivare il robot e scansiona 2 di data, così ce li abbiamo. Ah, lui prende l'infezione. L'infezione, che la mettiamo nella recover, va a tirare giù il morale, quindi va giù di nero. Ok. Vabbè, quell'infezione lì ci sta anche, tutto sommato. Quello che devo capire è, posso chiuderla qui? Ho 2 e 2, forse sì. Allora, io mi muovo qua. E posso farlo, lì c'è già la nuvola e pace e amen. Ho 2 dadi. Allora, le condizioni sono. Condizioni sono. Uno che ha verde rosso ce l'ho, uno che ha blu e rosso ce l'ho, beh, tutte e tre tutte le combinazioni ce le ho. Sono entrambi nei due laboratori, ah, questo scusate, si era attivato dopo il turno di lei. Quindi sono entrambi presenti nei due laboratori, sì, e quindi posso farlo. Io metto il verde qui, giusto per metterne uno a caso, che va giù di uno. Sviluppa l'inalatore. Devo consumare due data e due di questi. Ok, abbiamo sviluppato l'inalante. E ho fatto giusto? Cioè, perché mi pare che. Allora, questa la mettiamo nella rest, che manda questo avanti, e questo avanti ci braserebbe le chiappe perché tirerebbe i dadi giù di 4 dadi giù di 1. Quindi allora facciamo finta che sono 1, 2, 3 e 4. Sì, vanno praticamente tutti a terra come al solito. Poi io recupero i miei dadozzi e forse ce l'abbiamo fatta. Allora, mi fa la step qua, non esplode nella resa shine, nella telebora di Sentai. Con le ok, questa l'abbiamo fatta tutta, sviluppo l'inalante, ta ta ta, sì, ce l'abbiamo fatta. Quando il cubo è rimosso dall'inalatore lo giriamo, oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok, vediamo cosa è successo qua, perché non è detto. Sembra che va bene, i trattamenti preliminari sembrano causati dall'infezione e tutti gli aspetti, i side effetti sono per lo più ilari, boh, cosa cavolo vuol dire? Sembra che comunque questa cosa sta funzionando. Ci si alza il morale di 1, quindi questi tornano qua. Poi usciamo da qua, porta tutti nello scarab, il crew deve essere presente e per ora siamo sopravvissuti. Quindi non è finita, ragazzi, dobbiamo tornare allo Scarab. Ma ci è andata veramente bene che avevamo tutti i laboratori qua vicino. Ma veramente bene ci è andata. Allora, il turno qua è stato quello di lui. Quindi
Quindi tocca a lei. Materiale cosa abbiamo? Abbiamo solo quei due là che li potrebbe usare lei. Lei non inizia che ci sono spore, quindi va bene, però ha tutti i time, cioè praticamente è morta dai time. Allora, può teorizzare questa qua, sì, non conformista, mette questa su che essendo verde salta di uno. Qui il time possiamo anche mandarlo avanti e fa saltare di uno anche uno dei miei e quindi facciamo anche lui, cosa gli mettiamo? Vabbè, uno vale l'altro, tanto adesso siamo agli sgoccioli. Poi, possiamo far tornare anche il robot deve tornare dentro. Ma direi di sì. Allora, il robot lo possiamo far tornare dentro subito, diciamo. Tang, lo facciamo entrare nella nave. Poi, lui, cioè lei, deve muoversi per forza. Ah, qua c'era un time che si attivava. Quella cosa mi sa che non l'avevo fatta. Chi è che aveva l'opzione? Era lei. Allora, lei consuma uno di questi e ignora i time, così non attivo proprio un tubo. E vado giù qua. Qua si crea la spora e il time l'ho bypassato, ma prende un insight perché c'è il simbolo dell'insight. Ok. Poi, che cavolo posso fare? Ah, questa poi la uso su di lui così gli evito di andare avanti col time. Ora, qua abbiamo un altro time, qua siamo arrivati praticamente alla fine. Cosa posso fare? Traverse. Ma io posso muovermi ancora perché se faccio la traverse qua, va giù di un time e scendiamo tutti all'ultima, la penultima tacca qua. E qua dice, vabbè, prendo un insight, e che è rossa. Muovo e o trasporto un local explorer di un coso e mi muovo io. Vado qua e becco un altro insight. Ok, e qua si fa un'altra spora. E questa qua la mandiamo nel time, nel rest, e quindi questo va avanti di uno. Finisce lì, non ho i tre materiali, i dadi 4 vanno giù di uno. Quindi 1, 2, 3. C'è poco da mandare giù perché siamo stati disintegrati a livello di fatica. Ok, tocca a lui e qui abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo praticamente vinto perché con lui facciamo una traverse qua che ci dà un insight. Andiamo col time avanti di uno, chi se ne frega. Con lei attiviamo questa che ci inibisce il time, quindi l'ultimo materiale. Andiamo a inibire questo simbolo time e con lui, avendo fatto la traverse, prendiamo lei e ce la portiamo via. Ah, si beccava anche l'infezione perché comunque è partito col turno lì, ma chi se ne frega. Questa qua mandava giù il morale, vabbè, giravamo giù le carte, la posso mettere dove voglio, te facciamola bene. Tirava giù queste carte di nuovo, pazienza. Diventavamo ancora allucinati. Che succedeva? Ogni turno devi consumare uno di materiale e se lo fai becchi due cose se è possibile. Vabbè, questa non andava a inficiare la partita e ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a sopravvivere, siamo riusciti a passare questo pianeta. Ma è stata durissima, è stata durissima. Avevamo praticamente, cioè come per l'altra volta, sono arrivato al limite. Allora, è stata durissima, qui mancavano uno, due, 3 ed eravamo morti perché finivano giù, quindi praticamente 3 avanzamenti di time o 3 turni loro ed eravamo morti. Stavolta ce l'ho fatta con un lieve vantaggio forse rispetto all'ultima partita. Adesso non ricordo quanto mi mancava di time l'ultima volta, ma anche lì eravamo arrivati verso la fine. Ho vago sospetto che tutte quante le missioni finiscono che avete veramente pochissimo margine. In questo caso avremmo potuto sprecare 3 di time in più per fare tutto. Però c'è da dire che ci è andata bene che avevamo i laboratori tutti qua, perché voglio dire, se questi qua fossero stati spostati in giro per la mappa, secondo me non ce la facevo. Che dire d'altro? Probabilmente qualche piccolo errorino l'avrò commesso, ma penso poca roba. Comunque
qualche dimenticanza, qualcosina, forse l'ho commessa, adesso non saprei così a occhio, ma non dovrei aver comunque inficiato più di tanto la partita. Poi ecco qua, man mano che si gioca, soprattutto non sotto i riflettori e le videocamere, si acquisisce più dimestichezza. Non è assolutamente complicato, avete visto. Ecco, per ora devo dire che le prime due missioni, entrambe, si è dovuto sviluppare sempre tutti i laboratori. Io mi auguro che ci sia anche un po' di varianti più avanti, che non ci sia sempre da fare la stessa roba dei laboratori. Certo, rispetto all'altra missione, questa è stata differente per parecchie cose. Cioè, molte cose sono cambiate, la mappa era diversa, ma proprio quello che dovevamo fare è stato diverso. Mi è piaciuta comunque tanto questa missione qua. E non vedo l'ora di vedere la terza su questo pianeta, così possiamo archiviare il pianeta e finalmente provare un nuovo pianeta per vedere poi come cambiano veramente le cose. Per il momento spero che vi siate divertiti, grazie a tutti, un saluto da Board Games e dintorni.